Oggi il video sarà un po' diverso dal solito. Nuovi temi, nuovi linguaggi, ma soprattutto nuove persone da raggiungere. Mi ha contattato nei giorni scorsi la mia amica ed ex collega Anna. Anna ha due figli che hanno 5 anni e mezzo, andranno a scuola sostanzialmente in prima elementare a settembre. I suoi figli, che sono gemelli, Vincenzo e Lisa, vivono in centro, vicino al monumento a Vittorio Emanuele II. E sono molto interessati e molto curiosi di sapere qualcosa di questa statua e soprattutto sapere chi è stato Vittorio Emanuele II. Quindi mi ha chiesto: perché non fai un video dei tuoi, però dedicato ai bambini, per spiegare chi è stato questo re? L'ho presa in parola, ci ho provato e questo è il risultato. Pertanto oggi il mio vlog Chapapuer prende un nome altrettanto curioso in piemontese, che è Chapapuer per Cit. Cit in lingua piemontese significa bambini, bambino o anche bambini, si può coniugare anche al plurale, e la dedico a Vincenzo e a Lisa principalmente, ma a tutti i loro amichetti della loro età. Il vlog di oggi racconta il monumento a Vittorio Emanuele II, primo re d'Italia. Allora bambini, prima di tutto parliamo di questo monumento, che è molto grande ed è molto importante per la nostra città. Infatti viene anche detto semplicemente il monumento. Pensate che è alto 40 metri e solo la statua del re misura 9 metri. La statua Vittorio Emanuele II sorge lungo Corso Vittorio Emanuele II, che è un viale importantissimo della città, è lungo più di 4 km e va dal Po fino a Piazza Rivoli. Già, ma di chi è questo monumento? Chi è il proprietario? Beh, sappiate che il proprietario siete anche voi, perché il monumento è un dono alla città di Torino. Il proprietario quindi non è una persona, ma è un ente, la città Torino, tutti i torinesi, quindi anche vostro. Ed è stato inaugurato nel 1899 e quindi questo monumento ha 122 anni. Abbiamo detto che la statua è dedicata a Vittorio Emanuele II di Savoia, che è stato il primo re d'Italia. Vittorio Emanuele II nasce a Torino nel 1820, il giorno 14 marzo, quindi il 14 marzo è il suo compleanno. Nasce in un punto ben preciso che ancora oggi voi potete vedere a Torino. Nasce a Palazzo Carignano e ancora oggi sul tetto di Palazzo Carignano trovate un enorme cartiglio in bronzo dove c'è scritto: qui nacque Vittorio Emanuele II. Lo chiamano Vittorio Emanuele II perché il re che regna in quel momento si chiama Vittorio Emanuele I. Vittorio Emanuele I in realtà non è suo nonno e neanche suo padre, è un suo lontano cugino. Ma quando Vittorio Emanuele II nasce, tutti sanno che un giorno diventerà re. Un po' come succede per il principe George d'Inghilterra, che vedete in questa foto. Il principe George diventerà re un giorno, ma in questo momento la regina è la bisnonna, la regina Elisabetta. Quindi prima dovrà diventare re il nonno Carlo, poi il padre William e poi il principe George. Come in tutte le favole, anche Vittorio Emanuele II si sposa da principe ad una principessa. La principessa si chiama Maria Adelaide. Si sposano nel 1849 in un castello bellissimo che potete andare a visitare perché è aperto al pubblico, la palazzina di caccia di Stupinigi. Guardate che bello! A Torino si fanno delle feste bellissime per celebrare questo matrimonio. Si organizza un gran ballo e in piazza San Carlo, quindi potete anche andarla a vedere dal vivo, si organizza una giostra con tutti i cavalli. Insieme vanno a vivere a Palazzo Reale, in Piazza Castello, il palazzo grosso bianco che vedete quando andate in Piazza Castello. Al secondo piano di questo palazzo c'è un intero appartamento, di cui vedete alcune foto di alcune sale, che era la loro abitazione, del principe Vittorio Emanuele II e della sua moglie Maria Adelaide. Purtroppo però Maria Adelaide muore abbastanza giovane, qualche anno dopo. Vittorio Emanuele II troverà una nuova compagna, che non è una principessa questa volta, ma è una popolana, è la figlia di un soldato. Si chiama Rosa Vercellana, ma passerà alla storia con il nome di Bella Rosina. Vittorio Emanuele II e la Bella Rosina andranno a vivere in un altro castello, che si trova vicino a Torino, vicino alla Reggio di Venaria. Si chiama Castello della Mandria. Potete andarlo a visitare, anche questo è un castello bellissimo e c'è un grande parco tutto intorno, che è un parco tra l'altro regionale.
Qui c'è ancora l'appartamento che vivevano la bella Rosina con Vittorio Emanuele II. E con loro c'era anche un cane che si chiamava Zoe, talmente importante che viene raffigurato in un quadro. Potete osservare questo quadro se andate a vedere il castello della Mandria. Perché è detto primo re d'Italia? In realtà, quando Vittorio Emanuele II diventa re, non è re d'Italia, ma è re di Sardegna, ovvero di un regno più piccolo rispetto all'Italia. Già, perché l'Italia, come la conosciamo oggi, è così. Intera, unita, vedete? In realtà, quando Vittorio Emanuele II diventa re di Sardegna, l'Italia era divisa in questo modo. Cioè, era divisa in tanti stati. Ognuno di questi stati era governato da un altro re. Praticamente, se si voleva andare da Torino a Firenze, oppure da Torino a Palermo, oppure da Torino a Milano, o da Torino a Venezia, si passava in un altro stato, c'era bisogno praticamente del passaporto. Vittorio Emanuele II, grazie ad altre persone importantissime da un punto di vista storico, riesce a conquistare tutti gli altri stati, unendoli al regno di Sardegna e a fare un unico regno, un unico stato, l'Italia. Questi personaggi sono Camillo Benso, conte di Cavour, e Giuseppe Garibaldi. Questa fase storica che permette al regno di Sardegna di diventare Italia si chiama unificazione italiana, unità d'Italia, nota anche come risorgimento. Ecco perché il primo re d'Italia, Vittorio Emanuele II di Savoia, è anche detto padre della patria, perché è il papà di tutti noi. È il papà dell'Italia, ma è il papà di tutti gli italiani, cioè il re che ha fatto l'Italia. Inizialmente l'Italia ha come capitale Torino. In un secondo momento poi verrà trasferita questa capitale, verrà spostata prima a Firenze e poi a Roma. E Vittorio Emanuele II andrà a vivere nel Palazzo del Quirinale, che sicuramente conoscete benissimo, perché lo vedete magari tutti i giorni in TV o al telegiornale. È il palazzo dove vive e lavora il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Purtroppo anche questa favola ha una fine, perché Vittorio Emanuele II muore nel 1878. Pensate, muore perché si ammala prendendo freddo. Lui aveva l'abitudine di fumare fuori sul balcone, si ammala prendendo un colpo d'aria, prendendo freddo, gli viene una malattia che si chiama polmonite e morirà il 9 gennaio del 1878. Siccome la nuova capitale non è più Torino, ma è Roma, non viene seppellito a Superga, dove sono seppelliti tutti i suoi avi, ma a Roma, all'interno del Pantheon, che è un importantissimo monumento romano. Se andate a Roma, oltre al Palazzo del Quirinale, potete entrare dentro il Pantheon e vedere appunto la sua tomba. Una curiosità, quando la bella Rosina muore qualche anno dopo Vittorio Emanuele II, verrà seppellita in un monumento che è lo stesso del Pantheon, però più in piccolo, che viene costruito a Torino nel quartiere di Mirafiori Sud, sulla riva del Sangone. Questo. Andate a visitare anche questo, perché è un monumento bellissimo che conoscono in pochi e oggi è una biblioteca della città di Torino, quindi è anche nostro. Ma torniamo alla nostra statua. Siccome Vittorio Emanuele II viene seppellito a Roma e non a Torino, suo figlio, Umberto I, re Umberto I di Savoia, regalerà, donerà alla città di Torino, ecco perché è nostra, è di tutti noi, regalerà il monumento che si trova appunto a Torino, il nostro monumento. Volete sapere allora, come vi ho detto all'inizio, qual è l'altra curiosità sul monumento? Bene, voi siete abituati a vedere, come tutti noi del resto, questo monumento dal basso, dalla strada, verso l'alto. Ma provate a immaginare di potervi alzare verso l'alto, verso l'ultimo piano dei palazzi circostanti. Guardate come si osserva questo monumento. Ebbene sì, sembra che cammina sui tetti. Infatti viene anche detto il re che cammina e che passeggia per la città di Torino. L'altra curiosità è che il suo sguardo è in direzione di Roma, verso la capitale, cioè verso dove è seppellito. Quindi c'è un legame tra Torino e Roma anche attraverso il suo sguardo. Questo monumento vi piace? Benissimo, ce ne sono altri due dedicati a Vittorio Emanuele II in città. Adesso vi dico dove sono. Il primo si trova a Palazzo di Città, la sede del municipio, in piazza Palazzo di Città. Fatevi portare dai vostri genitori, si può entrare liberamente. Sotto il portico c'è questo monumento che è stato realizzato da uno scultore molto importante che si chiama Vincenzo Vela. L'altro monumento invece si trova nel Parco della Tesoriera, che è un parco bellissimo che si trova in Corso Francia. C'è questa bellissima villa in questo meraviglioso parco. A destra vedete questa statua, che è una statua di Vittorio Emanuele II con un bambino,
perché appunto è il padre della patria, e insieme a un cane, il cane che è simbolo di fedeltà, vuol dire fedeltà alla nazione, fedeltà all'Italia. Bene bambini, vi è piaciuto questo video? Se vi è piaciuto scrivetemelo qui sotto, nei commenti qui sotto, chiedete ai vostri genitori di scrivere se avete altre curiosità su altri monumenti che volete che vi spieghi, iscrivere ai vostri genitori al canale in modo tale da essere sempre aggiornati sui nuovi video, e alla prossima puntata con Chapapuer per Cheat.